È una tranquilla mattina di domenica e il parroco Don Luca si prepara ad accogliere i parrocchiani per la messa. Mentre passa tra le panche, nota qualcosa di insolito. Piccoli mucchi di polvere di legno sul pavimento e buchi nelle panche. Preoccupato, Don Luca si avvicina per esaminare da vicino. Si inginocchia e accanto a una panca tocca il legno e quello che scopre lo lascia senza parole. I tarli hanno infestato le panche della chiesa, ma non è tutto. I danni non sono solo superficiali. Avere panche tarlate in chiesa può comportare diversi pericoli sia per la sicurezza delle persone che per l'integrità dei mobili e la struttura dell'edificio. Ti elenco 6 rischi principali. 1. Cedimenti strutturali. Il legno tarlato può indebolirsi notevolmente, rendendo i banchi meno stabili. Ciò potrebbe portare al loro cedimento sotto il peso delle persone, causando cadute e possibili lesioni come contusioni, fratture o ferite da schegge di legno. 2. Rischio di ulteriori infestazioni. I tarli del legno possono diffondersi ad altri mobili e strutture in legno presenti in chiesa. Questo può portare a un'infestazione più ampia, aumentando i danni e i costi di riparazione. 3. Danni estetici. I banchi, i mobili e le porte tarlate spesso presentano fori e segni di danneggiamento che possono compromettere l'aspetto estetico della chiesa, riducendo il decoro e l'atmosfera sacra del luogo di culto. Inoltre, i residui del legno tarlato possono creare sporcizie nell'ambiente della chiesa. 4. Costi di riparazione e sostituzione. Se l'infestazione dei tarli non viene controllata, i danni possono diventare così estesi da richiedere la sostituzione completa dei banchi, delle porte e di altri mobili in legno, comportando spese significative per la parrocchia. 5. Danni alla struttura dell'edificio. Se i tarli riuscissero ad infestare anche le altre strutture in legno della chiesa, e credimi, è solo questione di tempo, come per esempio le travi, possono compromettere la stabilità dell'edificio, rappresentando un serio rischio per la sicurezza di tutti. 6. Compromissione della sicurezza antincendio. Il legno tarlato è più facilmente infiammabile, quindi potrebbe aumentare il rischio di incendi che possono mettere in pericolo la vita delle persone presenti in chiesa. Per non parlare poi dello stress psicologico, perché la consapevolezza di frequentare un ambiente trascurato e infestato da parassiti può causare disagio e stress tra i parrocchiani, influenzando negativamente il loro benessere emotivo e la partecipazione alle attività religiose. Questo perché avere i banchi o i mobili tarlati potrebbe anche esporre le persone a pericoli per la salute, poiché la polvere di legno prodotta dai tarli può causare problemi respiratori e allergie nelle persone sensibili, compresi sintomi respiratori come asma e riniti allergiche. C'è inoltre un rischio significativo derivante dagli acari del tarlo. Questi acari possono rappresentare un problema molto fastidioso per la salute delle persone. Ti elenco 4 rischi principali che sono associati agli acari del tarlo. 1. Reazioni allergiche. Gli acari del tarlo possono causare reazioni allergiche in persone sensibili. I sintomi possono includere starnuti, prurito, lacrimazione, congestione nasale e in diversi casi eruzione cutanea. 2. Problemi respiratori. L'esposizione agli acari e alla polvere prodotta dai tarli può aggravare eventuali condizioni respiratorie esistenti. Per esempio, le persone con asma potrebbero sperimentare un aumento dei sintomi, inclusi attacchi di asma più frequenti o più gravi. 3. Irritazioni cutanee. Il contatto diretto con gli acari del tarlo o con la polvere infestata può causare estese irritazioni cutanee, arrossamenti e prurito. 4. Infezioni secondarie. Le lesioni cutanee causate dal grattarsi a seguito delle punture o irritazioni d'acari potrebbero portare a infezioni secondarie nel caso in cui i batteri riuscissero a penetrare nella pelle. Inoltre, il legno tarlato può ospitare muffe e funghi che possono causare infezioni respiratorie o cutanee. Quindi, considerati i potenziali rischi associati agli acari del tarlo, è importante gestire non solo le infestazioni dei tarli, ma anche gli acari correlati. In un mio precedente video intitolato Tarli del legno e parassiti, rischi per la salute e soluzioni efficaci, avevo parlato anche dello scleroderma, un piccolo vispoide che spesso accompagna le infestazioni dei tarli del legno. Le punture di questo parassita possono essere molto dolorose e causare reazioni infiammatorie locali con sintomi di dolore, rossore, gonfiore e prurito. In alcuni casi le punture potrebbero provocare reazioni allergiche gravi, inclusa l'orticaria, ma nei casi più estremi anche reazioni anafilattiche che richiedono un intervento medico immediato. Per questi motivi è importante affrontare tempestivamente il problema dei banchi tarlati, eseguendo trattamenti adeguati contro i tarli e, se necessario, riparando o sostituendo le parti danneggiate. Se non sai dove rivolgerti, chiedi a noi. Anche perché, oltre ai tarli, agli acari e agli scleroderma, esistono molti altri parassiti che possono infestare il legno della vostra chiesa. Vediamone 8 tra i più comuni. 1. Le termiti.
Le termiti sono tra i più distruttivi parassiti del legno. Possono causare gravi danni strutturali perché si nutrono della cellulosa presente nel legno. Tra l'altro, esistono diverse specie di termiti, tra le cui termiti sotterranee, le termiti del legno secco e le termiti del legno umido. 2. Carabidi, conosciuti comunemente come tarli dei mobili. Questi insetti possono infestare sia il legno strutturale come le travi che i mobili. Gli adulti depongono le uova nelle fessure del legno e le larve scavano gallerie mentre si nutrono. 3. Siricidi. Questi insetti, noti anche come vespe del legno, infestano il legno di conifere. Le larve scavano gallerie nel legno e l'infestazione può passare inosservata fino a quando non emergono gli adulti. 4. Capricorni delle case. Gli adulti di questo coleottero depongono le uova nelle crepe del legno e le larve possono vivere e nutrirsi nel legno anche per molti anni, causando danni significativi. 5. Lictidi, conosciuti come tarli del legno duro. Infestano principalmente legni duri e ricchi di amido come quercia, frassino e noce e non fanno differenza tra travi, porte o finestre, vanno dappertutto. Le larve scavano gallerie nel legno, riducendolo in polvere. 6. Formiche carpentiere. Anche se non si nutrono del legno, le formiche carpentiere scavano gallerie al suo interno per costruire i loro nidi, indebolendone la struttura. 7. Coleottero del tabacco. Sebbene siano noti per infestare prodotti a base di tabacco, questi coleotteri possono anche attaccare il legno, specialmente se è stato usato per conservare cibi o altre sostanze organiche. 8. Nematodi del legno. Sono piccoli vermi che possono infestare il legno, spesso entrando attraverso piccole crepe o buchi. Per mitigare il rischio di infestazione è importante effettuare ispezioni regolari, trattare il legno e mantenere un ambiente pulito e salubre, perché, come abbiamo visto, i tarli potrebbero non essere l'unico problema. Termiti, acari del tarlo e altri parassiti potrebbero trovare casa nelle strutture della chiesa. Coinvolgere professionisti esperti come noi nella riparazione del legno può aiutare a prevenire o mitigare ulteriori danni e proteggere la salute e la sicurezza dei frequentatori della chiesa. Le misure preventive e correttive possono includere questi 4 passi. 1. Ispezioni regolari, controllando periodicamente il legno per individuare eventuali segni di infestazione. 2. Pulizia ed aspirazione regolare, rimuovendo la polvere di legno e tutti i residui dai banchi e dai mobili e dalle superfici circostanti. 3. Controllo dell'umidità, mantenendo un ambiente ben ventilato e con bassi livelli di umidità, perché gli acari proliferano proprio in ambienti umidi. 4. Trattamenti antitarlo, con lavorazioni e prodotti specifici per eliminare i tarli, prevenire ulteriori infestazioni e ripristinare le parti danneggiate. E durante la pulizia e il trattamento delle aree infestate, non dimenticare mai la protezione personale, indossando una tuta da lavoro monouso, una mascherina, un paio di occhiali protettivi da lavoro e un paio di guanti nitrile per ridurre l'esposizione agli allergeni. Ricorda che adottare misure preventive e di controllo, affrontare tempestivamente il problema dei tarli e riparare o sostituire immediatamente il legno infestato evita la diffusione di parassiti e aiuta a mantenere un ambiente sicuro e salubre per i frequentatori della chiesa. Ma quali sono le fasi della lavorazione? Vediamole brevemente. Innanzitutto i banchi vengono portati in laboratorio. Poi viene rimossa la vernice deteriorata tramite sverniciatura, che può venire effettuata con una soluzione sverniciante, raschietto e successiva carteggiatura. Da lì inizia il trattamento antitarlo con diversi litri di insetticida specifico a base di permetrina, che viene applicato a pennello e lasciato agire per alcuni giorni in contenitori isolati. In questo modo si riesce ad eliminare tutti i parassiti ed a prevenire le future infestazioni. Con i parassiti eliminati inizia la fase di riparazione. In base all'entità del danno, le parti tarlate o eventualmente fessurate vengono sostituite oppure riparate. All'occorrenza si applica anche un prodotto consolidante che serve per il rinforzo delle parti in legno particolarmente degradate. Poi ci si può occupare del riempimento superficiale della fessura con lo stucco per legno, in modo da mantenere il più possibile l'aspetto originale. Infine ci si occupa della levigatura, della pulizia e della rifinitura a fine mano per uniformare e preparare il banco alla verniciatura. Terminate le operazioni di falegnameria, si va ad applicare un impregnante antimuffa tossico all'acqua nel colore adatto e si attende che asciughi. Lo si carteggia a grana finissima e se ne applica un'altra mano e poi lo si carteggia nuovamente. Poi si applica uno strato di finitura antigraffio ad alta resistenza, poiché i banchi non sono mobili per la casa, quindi devono resistere al tempo e alle sollecitazioni. Quindi si attende il tempo di asciugatura. Vengono carteggiati a grana finissima, si stende un altro strato di finitura, si lascia asciugare, si carteggia nuovamente, si stende un ulteriore strato di finitura. Dopo l'asciugatura, l'intero banco viene sottoposto a una verifica completa e se il risultato è soddisfacente,
può venire riportato in chiesa. Così le superfici in legno brillano di nuovo senza segni di danni e finalmente la bellezza e la sicurezza dei banchi è ripristinata. Don Luca cammina tra le nuove panche visibilmente sollevato e grato perché insieme alla sua comunità possono tornare a pregare e riunirsi in sicurezza, sapendo che la loro chiesa è protetta e bella come un tempo. E se anche voi avete notato segni di tarli o altri parassiti nel legno della vostra chiesa, non aspettate che i danni peggiorino. La sicurezza della vostra comunità è fondamentale. Quindi contattateci subito per un'ispezione professionale e un intervento efficace contro i parassiti del legno. Proteggete il vostro luogo di culto. Agite oggi e assicuratevi che la vostra chiesa rimanga un luogo sicuro e accogliente per tutti. Grazie per aver seguito il nostro viaggio e ricordate, prevenire è meglio che curare.